Ragazzi, eccoci qui. Porca la merda, praticamente in ogni gioco che faccio, in ogni gioco che esce c'è sempre un fottuto aggiornamento ogni volta che inserisco il disco per la prima volta. Vabbè, saltiamo l'aggiornamento. Eccoci qui finalmente con Doom. O Doom 4, non so esattamente, ma si chiama Doom, però io lo chiamerei più Doom 4, ma vabbè. Vi preannuncio che questa probabilmente non sarà una serie completa, perché il gioco, ripeto, ve lo dico perfettamente, non è mio il gioco, non è mio, quindi non so se avrò il tempo di fare una serie completa. Dai, ma mi prendi per il culo? Come installazione di Doom? Ho inserito il disco 20 minuti fa, vabbè, comunque. Sto facendo anche abbastanza velocemente. Il gioco non è mio, quindi non so se farò una serie completa, se farò a tempo, la porterò, oppure non lo so. Vedremo, ragazzi, non vi prometto nulla. Anche perché dopo Doom io sinceramente non so cosa fare. C'è Hitman che mi stuzzica un pochettino Hitman, però mi sta troppo sui coglioni questa formula episodica che hanno voluto fare. Mo vediamo. Per ora ci giochiamo questo Doom che vi dico già che è violentissimo, sono budella che volano eccetera eccetera. Ma c'è un ma. Io non sono sicuro di portarvi oltretutto i video a 60 frame rate al secondo. Questo cazzo di gioco è fighissimo a 60 frame rate al secondo, l'ho visto di sfuggita ed è molto figo, quindi è un po' bruttino magari ridurlo a 30 frame rate al secondo. Il problema è che se ve lo porta a 60 frame rate al secondo, le parti dovranno essere di 25-30 minuti al massimo, perché altrimenti iniziano a pesarmi troppo, ok? Quindi bisogna trovare il giusto compromesso. Mamma mia, questo ci impiegherà un secolo. Io vado a farmi una pisciata da cammello, così quasi, mamma mia. Vabbè, a fra poco. Finalmente ci siamo. Madonna. Non so nemmeno se ha una storia. Doom 3 ce l'aveva una storiella così accennata, più o meno, però. Diciamo che... riassunto in poche parole, siete tipo un marine, c'è un'invasione di demoni praticamente. Ah, io lo sto giocando senza l'installazione della patch, quindi spero di non trovare problemi gravi. Anzi, spero di non trovarne proprio di problemi. Questi cazzi del... diciamo così, campagna, vediamo. Impostazione, vediamo l'impostazione un attimo. Fatemi male. Troppo già. Vabbè, fatemi male, vediamo. Cambio arma, stile mirino, bla bla bla. Niente sottotitoli? Ah, ecco. Facciamo così. Questa la abbassiamo un po'. Cioè, dalla musica sinceramente chi se ne è fotte. Più che altro voglio che sentiate bene le voci. Motion blur l'abbasso al minimo perché veramente mi sta troppo sui coglioni. Fortuna che le ho controllate queste cose. Direi che possiamo cominciare. Madonna, c'è gente che l'ha finito in modalità ultra incubo. Cioè, se muori ricominci la campagna dall'inizio. Cioè, è una cosa allucinante. C'è un tizio che l'ha finito così, in modalità ultra incubo, in 5 ore mi pare da far letto. Cioè, ma... no, non troppo giovane per morire. Che cazzo è quella merda? Ok, modalità fatemi male. Credo sia a livello normale praticamente. Medio, intermedio. Sto caricamento ve lo levo. Essi allora. Sono furia. Brutali. Senza pietà. Ma tu... tu sarai peggio. Falli a pezzi finché non sarà finita. Ci sta. Che spaccata la testa. Ah, inizia così subito. Figo. C'è qualcuno lì. Ok.
Guarda, io avevo la mezza idea di portarvi Doom 3. Noi dobbiamo contenere. In caso non fossi riuscito a portarvi Doom 4. Doom 3 l'avevo giocato la demo, era figa. Dai, che si parte. Invasione demoniaca. Figo. Rapporto, vediamo. Tutto non disponibile, che gran figata. Benvenuto. Sono il dottor Samuel Hayden, sono a capo di questa struttura. Credo che potremo collaborare e affrontare il problema insieme in un modo che sia utile a entrambi. Ottimo. Ma c'è solo la pistola, Krishna. Io non vedo l'ora di prendere la doppietta. Comunque, vediamo ragazzi come va sta serie. Prendere in considerazione l'idea di continuarla sino alla fine. Guardate, ci sono già pezzi di cadavere. Oh, sta roba, che schifo. Aspetta, uccisioni epiche. Oh figo, vediamo. A casa, figata. No, è troppo figo. E poi ci recupero pure la vita. Oh sì! Fucile a pompa. Oh, sesso. Va. Ora sei un duro. Top di merda. Cazzo di pugno in faccia. Questa roba distrugge il nido di sangue. Cazzo di merda. Cazzo. Ah, è troppo. È troppo allucinante sto gioco. Che è troppo figo come gli sfonda la faccia con un pugno. Cioè proprio inizia così già il... Perché praticamente Doom 3 non iniziava che subito c'erano i demoni. I demoni entravano dopo. Quello mi fa strano vedere che sono già entrati, devi subito buttarti nell'azione. Caga. Presenza dei multi. Blocco attivato. Io avevo provato il multi di Doom 4, la beta avevo provato, ma non mi aveva entusiasmato tanto, Perché mi aspettavo di trovarla molto più veloce. Nei movimenti, intendo. Ma c'era piuttosto lento, non so perché. Quindi boh. Quindi ho detto, vabbè dai, se lo faccio, faccio la campagna, tanto del multi non credo frega a nessuno vedermi giocare. Forse la campagna è più figa. Non possiamo permettere che lasci questa struttura. Potrebbe rovinare tutto quanto. Sono disposto a prendermi la responsabilità degli orribili eventi delle ultime 24 ore. Ma devi assolutamente capire una cosa. Il nostro interesse nel loro mondo era solo per il bene dell'umanità. Chiaramente, ora ci è sfuggito tutto di mano. Valeva la pena di correre il rischio, te lo assicuro. Inizia così. Cioè, è figo perché lui è cazzuto. Crocchiando le dita. E si riparte, ragazzi. Allora, trova l'ingresso del dipartimento risorse. Ok.
Cioè, se il tizio l'ha completato in 5 ore, ciò significa che non è molto lungo. Magari, se... vabbè, ovviamente lui sapeva già dove andare, cosa fare, giustamente. Ma io da dove cazzo passo, oltretutto? Non mi posso buttare nel nulla, no? O sì? Vediamo se c'è un altro accesso. No, non c'è un altro accesso. Che faccio? Mi butto nel nulla. Sì! Minchia, pensavo di crepare. Sincero, sono sincero. Pensavo di crepare. E comunque, sì, mi ha stupito che il tizio... Porca la troia, basta. Mi ha stupito che il tizio l'ha finito in così poco tempo. 5 ore. Ma ovviamente andava spedito, perché lui sapeva già cosa fare. Sicuramente l'aveva fatto già in modalità normale, magari. Quindi sapeva già cosa fare. Però ho tanto di cappella per lui. Va, va, va. Bellissimo quel colpo. Questo mi spari, tu pezzo di merda. Devo schivare i colpi. No, dov'è? Fico, perché ci recupero pure la vita da sti stronzi. Ma allora non è difficilissimo. Però non dovrei usare la pistola. Di merda. Ma sto stronzo lì. Sto prendendo già i colpi. Adesso vedi, pezzo di merda. Oh. Strappato il braccio e picchiato. Merda. Cinque di vita ci recupero dall'uccisione. Arrivi, pezzo di merda. Senza la testa vieni qui. Ho beccato in testa. Adesso vedi. Ok. Munizioni che servono. Insomma che ne ho poche poi. Chiave d'accesso blu. Ah, che bei ricordi. Io giocavo a Doom, al primissimo Doom, quando ero piccino. Era fighissimo. È in belle condizioni lui, eh. E guarda com'è figo. Andiamo. Però non ho mai riuscito a finirlo il primo Doom. Era veramente scarso, lo ammetto. Apriti. Oh, cosa ho preso? Granata, ho preso una granata. Figo. Yeah. Tiè! Ah, giusto che quando è in blu. Ah! Olè. Stavo per mancarlo. Io non so dove sto andando a casa perché lui si muove troppo velocemente. No, l'ho perso. Che puoi uccidere anche così col corpo a corpo senza sprecare il... Come c'è come altra gente? Vuol dire che sono nella zona giusta. Ecco infatti. Cos'è sta roba? Ok. Ok. Potenziamento arsenale. Posso potenziare? Ok. Guardate. Non posso. Non ne ho, ok, non fa. Va bene, ma sta roba cos'è? Cioè, automappa caricato, ok. Dovrei andare lì su. Boh, non lo so, prosegui di qui comunque. Va. Chiave d'accesso rossa? No? Cos'è? La sezione permette di potenziare... resistenza ambientale. No. Tecnologie, sistema di equipaggio. Io direi qua. Resistenza ambientale. Non mi fanno molto danno i barili così. Ok. Va bene. Yeah. A pugni più divertente. Toh, toh, li picchio. Bastardo.
Dove vai, pezzo di merda? Mi spara e scappa. Spero vi piaccia stasera, ragazzi. Altrimenti non so neanche cosa portarvi, ve l'ho già detto, lo so, rischio di essere ripetitivo oltremodo, però seriamente io non so che cavolo portarvi. Ah, stronzi. Via, fuori dai coglioni. Non caricare il colpo. Vabbè. Non scappare. C'è un altro. Bastardo, mi pesta questo qui. Oh! È bello prendere a pugni. Ho quasi finito i colpi, però, porca la vacca. Come si cambia arma? Gesù. Gesù, come si cambia arma? Oddio, gli ho lasciato una granata. Oh, ok. Gli ho lasciato una granata comunque. Ho capito come si cambia arma. Buono. Ma non ho capito dove dovrei andare. Maybe here? No, da qui mi ammazza sicuro. Proviamo da questa parte. Qui c'è una porta che non ho visto. Non è una porta. Ma forse sì. Provo di qui. Tanto allora, la regola è sempre la stessa. Dove sono i nemici c'è la zona giusta, punto. A parte che vedo il... L'ho notato solo adesso il... che mi indica l'obiettivo da una parte. Aspetta. Cos'è quella porcata che gira? Vieni qua, vieni qua. Oddio. Cos'è sta roba? Ah, modifica le armi. Sesso. Faccio questo. Ma perché gli hai dato un colpo? Gli hai dato un colpo, poraccio. Ma perché lancio le granate? Porca la vacca. Devo ricordarmi che è L1 per... No, è R1. Come le armi. Qua adesso una granata ci starebbe. Però non le ho. Che merda, dove spari, bastard? Fuori, merdoso. Oh, anche il pugno che gli dà in faccia è stupendo. Lo carica proprio con amore. Yeah. Di merda. Ma posso caricare anche il colpo con questa pistola? Dov'è? È scarsina sta pistola, eh. Però ho munizioni infinite, quindi non mi posso lamentare più di tanto. Servono proiettili. Ok, ho di nuovo proiettili. Tutto bene. Tutto bene. Vediamo qua sopra che c'è. Life. Di qui? No, torno indietro di qui, no. Dritta all'obiettivo. Ho checkpoint raggiunto. Ok. Sono nella zona giusta. Sono molto scarsi questi qui, però mi diverte spappolarli col fucile a pompa. Anche se è sprecato, però vabbè. No, è fantastico che gli strappa il braccio. Ma cazzo spari, coglione? Sono qua. Ah, le esplosioni! Fortuna che l'ho potenziato per resistere. E sono sicuro che questi qui piccolini servono per darti energia contro quelli più grossi, diciamo. Questa canzoncina metal, figa. Yeah, che bello strapparti le braccia. To. Boh, fino. Via, stronzo. Vediamo qua sopra, c'è uno stronzo là. Vieni qua. Schiacciato la testa. Chi è? Qual era bello. Scudo, yes. C'è un altro che mi spara. Tanto già ti acchiappo, bastardo. Dov'è questo bastardo? Ah, soddisfazioni. Checkpoint raggiunto, ok, buono.
Vi giuro che sto procedendo fottutamente a caso, ma... Oh, aspetta, forse la zona giusta. Io aspetto solo lo scontro con i boss. Sicuramente quelli saranno tosti, anche a livello medio. Benvenuto nella UAC, dove non avvengono incidenti da 221 giorni. Ah, sì? E tutti i cadaveri che ho visto venendo qui non sono contati come incidenti. Questi non sono incidenti per loro, guardate. Scarnificati, ma... non mica è un incidente. Basta, ti è stronzato. Ah, continuo. Ok, continuo. Cioè, questo è il primo livello, tipo. Oh yeah! Immagino... Allora, sicuro che questo gioco non lo platino, è sicuro. Non riuscirò mai a platinarlo. Ho platinato Uncharted. Uncharted 4 ho platinato. Ce l'ho fatta, finalmente. Non è stato difficile. Diciamo che lo sbattimento più era per la modalità... difficile portarla a termine. La modalità... non mi ricordo come si chiamava. Comunque era un po'... un casino. Ma anche recuperare i tesori, porca troia, è il casino che... cioè, non avete idea. I tesori erano nascosti fin troppo bene. Erano nascosti talmente tanto bene che... a un certo punto, quando rigiocavo i livelli più e più volte per trovarli... mi chiedevo, ma non è che... gli sviluppatori sono sbagliati... e mi hanno detto che c'è un tesoro in più... ma in realtà non l'hanno messo. Quindi... erano veramente nascosti bene, poi in posti impensabili. Comunicazione vocale. Salve, sono Vega, l'intelligenza senziente assegnata a Marte. Dopo aver esaminato l'armatura Praetor, sembra che io possa attivare delle sfide opzionali che, una volta completate, ti aiuteranno a potenziare più velocemente il tuo arsenale. Ho aggiunto una componente dedicata nel tuo dossier. Ok, non me ne frega però adesso. Ma grazie mille. Metterò sicuramente conto, guarda. Scopri la causa di... alimentazione principale offline. Oh. Ingressi non attivi. Che pezzi stronzi. Basta la pistolina, cioè. Vabbè, però per questi no. Per questi è meglio usare altre armi. Minchia, la ginocchiata che gli dà è fantastica. Questo gioco è utile se vi volete sfogare, ragazzi. Ok, l'alimentazione offline qua. Sapete cos'è il problema? È questo cazzo di gioco, è veloce. Guardate come si muove velocemente il personaggio. È normale, poi vi sfuggono alcune cose. Il tipo, sono tornato indietro. Boh, me ne sono reso conto. Allora, vediamo. Alimentazione principale offline. Ho capito. Ingressi non attivi. Ho capito. Dovrei andare qua. Vedo urla. Di qui non posso andare, di qui non posso andare. Ok, dove cazzo vado allora? Questo non me lo fa attivare perché è offline. Energia bassa. Ok. Quindi. Ah, no, il cazzo, sto tornando indietro di nuovo. Ah! La porta era chiusa. Ciao, stronzi. E questi non mi fanno nulla proprio, sono delle anime in pena. Questi sono un po' più caracazzo invece. Ma si eliminano facilmente. A questo livello di difficoltà. Alimentazione principale online. Credo nell'onestà, specialmente ora, in quelli che saranno i tuoi ultimi momenti in questo mondo. Tutte le voci, tutti i sacrifici, il portale infernale, i demoni, è tutto quanto vero. Le mie sorelle e i miei fratelli sono grati. Tu sarai il primo, avrai un posto al loro fianco esattamente come me e questo diventerà il nuovo mondo creato appositamente per noi. A partire da ora. Zii padrona, va bene, come no. Ti schermi, non è niente, ok, l'ho attivata, ma l'energia, questa roba. Per la mappa, sì. Tanto non la userò mai. Credo nell'onestà, specialmente in quelli che saranno i tuoi uomini. Ancora sta cosa di onestà. Ah, ecco chi è che faceva il casino.
tutti i sacrifici, il portale infernale, i demoni e tutto quanto. Coglione. Le mie sorelle e i miei fratelli sono grandi. Tu sarai il primo. Avrai un posto al loro fianco esattamente come me e questo diventerà il nuovo mondo creato appositamente per noi. Ho capito, ma devi ripeterlo. Ah, c'è detta sta cosa. Che bello. Credo nell'onestà. Ah. Specialmente ora, in quelli che saranno i tuoi ultimi momenti in disco. Ok, ho capito, si è rotto il disco. Tutte le voci, tutti i sacrifici, il portale infernale, i demoni, è tutto quanto. Credo nell'onestà. Oddio santo, uno mi spari in culo. Quelli che saranno i tuoi ultimi. Una cosa quella di videogiochi quando ripetono sempre gli stessi messaggi. Oddio, ma l'esplosivo quello. Ma sto stronzo? Ma va sto figlio di troia? Specialmente ora. Oddio, inculati. Ecco in cosa credi. Presenza demoniaca oltre i livelli di guardia. Blocco attivato. Oh. Oh. Aspetta. Ok. Ora esplode. Va bene, presenza demoniaca. Facciamo piazza pulita, no? Siamo stronzi. Di merda. Yeah! Beccato. Oh, ma che cazzo vuoi, testa di merda? Yeah! Yeah! Oh, sto stronzetto qua. Cosa mi fa l'onda Kamehameha, sto stronzo? Cos'è sta roba? Io raccolgo robe anche se sono... Ah. Blocco annullato. Mi piace sta cosa. Presenza demoniaca eliminata. Ah, è così bello. Recupero un po' di vita. Apa? Chiamato un ascensore buono, qui non... Oh! Oh mio Dio! La motosega! Dio mio! Richiede carburante? Ma che due coglioni! Non va bene sta cosa! Vabbè, però direi di testarla subito, no? Beh, dove cazzo è? Ah, ecco. Nieee! Oh, sì! Aperto in due come una cozza! Che sono tutte cose intere? Aspetta, vieni qua, pezzo di merda. Com'è la salute? Oh, capito. Ma che ora? Che cazzo? Ho perso vita. Sicuramente è esploso uno di quegli stronzi. E non me ne sono accorto. Va bene. Devo recuperare la vita anche. Qui è bloccato, ok. Mi piccati. Ho richiesto accesso di sicurezza, che? Guarda questo qua. Non ho capito il livello di sicurezza, cosa che vuole. Porca puttana! Ma cosa è successo? Non me ne sono manco accorto. Come ti lo apro. Ma perché? Oh, ecco. Minchia, guarda la merda. Allora, vediamo da sta parte cosa c'è un attimo. Qui avevo già controllato. No, sì, qui sono venuto. Che stupido. Allora, evitiamo di farci fregare come prima. Di qui, ok. Prima mi ha fregato. Sta bella stronzata mi ha fregato. Io vado qua dentro. Olè. Qui non possono arrivare.
Yes, spero non sia una zona bonus, per dire. Niente demoni? Ma io ho paura di uscire qui. Grazie per rumore. Porca la merda, non di nuovo, eh. Qua. Va, gli stronzi. Non ne vale neanche la pena usare colpi di fucile a pompa contro queste cacchette giapponesi. Mi sbaglio, ragazzi? Ok, sto tenendo un po' di roba. Qua? No. Richiesto accesso di sicurezza gialla. Ne ho capito. Ah! Subisce, stai zitto. Va! Nuova! Il nido, come cazzo si chiama? Oh, mi spiace per il vostro nido di merda! Chi è che mi ha colpito, bastardo? Porca la merda! Chi è? Un pugno in faccia! Potenza mettermi a tutto? Yes! Chi è? Perfetto! Pronto, chi è? Strano che non c'è lo spostamento laterale. Scendi, stronzo. Merda, finisci colpi. Ma porca la troia, mica... testa di merda! C'è solo due tacchette, oh, di benzina, ma è una troiata. Però c'è di buono che mi danno munizioni, però, ste robe. Ottimo. Ottimo, ottimo. Vai, inculati. Si è esploso. Altri? Certo che ce n'è altri. Chi è? Chi è? Chi è? Ah, sto stronzo. Che ti credi? Chi è? Chi è? Oh. Presenza del blocco annullato. Ma la cosa è figo perché lui tipo è come se non avesse paura, per dire. Non è tipo un essere umano normale. Quindi, oh mio Dio, demoni. No, proprio gli stacca un braccio e lo picchia col braccio. È una figata. Poi un pugno gli sfonda la faccia, quindi è una figata anche per quello. Non si fa mettere i piedi in testa questo... Non mi ricordo neanche il nome del personaggio. Non mi pare l'abbiano detto. Oh, un potenziamento. Aspettate un secondo. Colpo caricato. Oh, questo mi sembra utile, lo prendo. Ne ho un altro, ma la posso potenziare la pistolina? Aspetta un secondo. Sì. Recupero rapido, peso piuma. Facciamo così. Vabbè, tanto prima o poi, cioè, lo dovremmo fare tutte, no? Tutti i potenziamenti, lo spero almeno. Questa merda. Life. Oh, questo dava potenziamenti. Colpo esplosivo prendo. Non mi ricordo come si usa. Ma ah, ecco, così chiudo la mira. Figo. Non ci stavo pensando a mirare. Dammi qua. Lo sapevo, testa di merda. Pezzo di merda, lo sapevo che tanto urlava. Yeah! Urla adesso! Testa di cazzo! Uno! Yeah! No, è vero, non devo usare... Subite, merdine! Cosa mi colpisce? Spuntata la gamba! Fate più forte però. Ma subisce lo stesso. L'allero. Ok ragazzi, spezzo qui il let's play, spero vi sia piaciuto e ci vediamo probabilmente ad un prossimo. Ciao a tutti.